Amici telespettatori, grazie come ogni settimana della vostra presenza a Fatti e Commenti. Quest'oggi parleremo di economia, parleremo di intermodalità e lo faremo, e di questo lo ringraziamo fin da ora della presenza, col dottor Lorenzo Cardo, presidente e amministratore delegato della Interporto Centro Italia Orte SPA. Grazie della Buonasera, presenza. Ecco, io ho, nella preparazione di questa trasmissione, ho voluto che il Presidente ci desse una bozza del suo curriculum, soprattutto del suo impegno all'interno dell'Interporto di Orte. Vedo, entra giovanissimo nel Consiglio di Amministrazione nel 2009, del Centro Italia Orte SpA. E viene poi nominato direttore generale dell'Interporto, quindi ha la possibilità di una grande esperienza di conoscenza, soprattutto della società. E vediamo poi nel 2015 riconfermato consigliere e nominato amministratore delegato, quindi con poteri di gestione. Dopodiché nel 2016, e lo tratteremo, gestirà l'uscita di alcuni enti pubblici dalla società e coordina la trasformazione della società da partecipazione pubblica a società a maggioranza privata. Dopodiché inizia anche una partecipazione alle associazioni, agli organismi come la Wirnet SpA, che è un organismo di diritto pubblico e soggetto attuatore per conto del Ministero della realizzazione e gestione della piattaforma logistica nazionale. Poi la sua partecipazione al Consiglio Generale di Federtrasporto. Dopodiché lascio alcuni punti. Nel marzo del 2018 viene confermato consigliere di amministrazione dell'Interporto, società Centro Italia Orte, e poi l'assemblea lo nomina quindi presidente, confermandogli l'incarico anche di amministratore delegato. Fa parte poi dei consigli direttivi di Un'Industria e Un'Industria Trasporti. Da ultimo, nel giugno del 2020, è nominato presidente del consiglio di amministrazione di Wirnet SpA, al quale che attribuisce appunto a Lorenzo Cardo poteri di rappresentanza e di gestione. Ecco, la domanda iniziale che vorrei fare a Lorenzo Cardo è proprio in questo momento: siamo giunti alla realizzazione di un ultimo prezioso tassello del completamento funzionale dell'infrastruttura, il collegamento ferroviario che avverrà a breve. Sappiamo già che ci sono delle prove tecniche per attuare questo step. E sono state molte le difficoltà che avete dovuto affrontare come amministratori. Ci puoi riassumere un po' le fasi della realizzazione dell'infrastruttura e le traversie che avete superato in questi anni? Innanzitutto buonasera. Allora, dopo anni, sì, effettivamente siamo riusciti a completare il programma che abbiamo in convenzione, che avevamo in convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il 28 agosto del 2020 abbiamo concluso i lavori dell'ultimo appalto, e quindi che era quello più importante, quindi la realizzazione del termine ferroviario, un termine ferroviario con standard europei, tre nuovi binari, di cui due con una lunghezza di 750 metri lineari. E guardi, sono stati anni particolarmente movimentati, questo va riconosciuto, va detto. Sin dal 2015, quando abbiamo dovuto rimodulare il programma di attuazione con il Ministero, con tutte le difficoltà che sono, diciamo, normali per chi fa questo tipo di attività, per chi ha poi rapporti con la pubblica amministrazione, riformulare dei programmi, delle convenzioni con enti pubblici è una cosa molto, anche molto impegnativa, Impegnativa. complicata e impegnativa. Nel 2016 poi è stato anche l'anno in cui abbiamo riformulato il rapporto che abbiamo con la Regione Lazio. E anche questo ci ha visto impegnati nel voler rilanciare quel
quell'impegno innanzitutto anche nei confronti della Regione Lazio e anche nei confronti dello stesso, diciamo, Ministero delle Infrastrutture. E in quegli anni abbiamo avuto le uscite di alcuni soci, enti locali, magari anche in un periodo poco opportuno, però insomma con la riforma della Madia, quindi degli enti locali, decisero di uscire dalla compagine societaria per motivi legittimi, e ci siamo trovati nelle condizioni di garantire l'uscita a chi aveva voluto uscire, ma anche il dovere di garantire a chi rimaneva di avere una società stabile e di garantire la governabilità dell'azienda. E quindi anche di prendere un consenso da parte sia degli interlocutori istituzionali, ma anche e soprattutto di chi nel frattempo ci aveva dato anche il credito. Quali sono stati questi interlocutori che abbiamo visto hanno dato fiducia a un'opera la cui realizzazione purtroppo si è protratta per tanti decenni? E beh, guardi, fiducia ne abbiamo avuta da diversi soggetti, anche posso ricordare nel 2015, quando abbiamo avuto la necessità di fare ricorso al credito, ricordo che dovevamo cedere un credito a garanzia per, appunto, per avere noi un credito e quindi un'apertura di credito. E quindi però il nostro credito, diciamo, sarebbe stato liquido certo esigibile in determinate condizioni. In quel momento quelle condizioni non c'erano. E ricordo con piacere, anche con soddisfazione, quando sono andato presso questi funzionari di banca e gli spiegai qual era la situazione. A un certo punto, quando concretamente mi chiese, dice, ma qual è realmente la garanzia che lei presta? Io mi uscì spontaneamente, ricordo come se fosse adesso, dice, posso mettere la garanzia il mio buon nome? Che ricordo che uno dei due funzionari chiuse il fascicolo e l'altro mi guardò in modo anche un po' simpatico. E forse disse, forse ho esagerato, dentro di me disse, forse ho esagerato. Poi, dopo un po' di giorni, invece, fui contattato dal direttore e ci concessero il Questo credito. credito. Quando abbiamo concluso i lavori, mi sono sentito nel dovere di questo senso di riconoscenza. Quindi ho Licenza. richiamato questo signore e gli ho detto grazie, abbiamo onorato quell'impegno, perché quando le persone ti danno fiducia, poi è giusto È anche vero, è vero. avere senso di riconoscenza. Questo. Ecco, io vorrei aprire adesso un capitolo che riguarda, ecco, il sistema a rete degli interporti, perché l'interporto di Orte, ce lo spiegherà brevemente anche il presidente Cardo, è integrato in un sistema degli interporti italiani. E quindi quali sono le esperienze e le responsabilità che il presidente Cardo ha avuto all'interno dell'Associazione Nazionale degli Interporti Italiani, la UIR, e ora come presidente di UIRNet SpA? Allora, nel 2017 sono stato nominato vicepresidente dell'Associazione Nazionale degli Interporti Italiani. Ho curato i rapporti con le istituzioni, innanzitutto, quindi con il governo, ma anche con le commissioni parlamentari, Camera e Senato, dei trasporti e dei lavori pubblici e ambiente, e ho contribuito nel mio piccolo a formulare la proposta di riforma sulle normative vigenti degli interporti. Il testo è in discussione in un ramo del Parlamento, ha acquisito già tutti i pareri favorevoli, quindi presto spero che il Parlamento Dovrebbe votare dovrebbe questa votare questo testo. importante. Questo testo. Ho conosciuto in quel periodo
tutte le realtà interportuali italiane. È stato sicuramente un momento di crescita personale, perché nel confronto poi si cresce. Quindi parliamo di realtà, chiedo scusa se non vado errato, Verona. Parliamo di realtà molto importanti come Verona, come Bologna, come Parma. Quindi diciamo di livello nazionale e internazionale. Tenga presente che Verona è il primo interporto europeo, quindi sì, a livello anche internazionale. Per quanto riguarda invece Wirnet è un organismo di diritto pubblico, sono stato nominato nel Consiglio di amministrazione nel 2017 e a giugno del 2020 invece sono stato nominato presidente di questa società. È il soggetto attuatore unico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto attiene la realizzazione, la implementazione e la gestione della piattaforma logistica digitale nazionale. Devo dire che nel piano nazionale di ripresa e di resilienza che in questo periodo è in discussione presso il Consiglio dei Ministri, il Next Generation Italia, il Governo ha previsto importanti investimenti sulla digitalizzazione del sistema paese e in particolar modo nella logistica, quindi il coordinamento della piattaforma strategica nazionale di Wirnet con la rete dei porti, e questo al fine di attivare tutti i porti, il PCS, il Port Community System, quindi uno strumento di digitalizzazione dei movimenti sia dei passeggeri che delle merci. All'interno di questo, all'interno di Wirnet sono il più giovane dei componenti della governance, ma anche il più giovane dei componenti del management. E lo vivo col senso di responsabilità, ma anche col senso di rispetto nelle istituzioni. Quindi bene, ecco, io vorrei passare anche a un elemento importante che vorrei mettere in evidenza. Ricordo che generazioni passate di politici, di amministratori, ma anche di imprenditori locali, possiamo pensare a tanti imprenditori che hanno creduto nella impostazione dell'interporto e ora che si concretizza dal punto di vista veramente funzionale l'infrastruttura. Ecco, vorrei chiedere al Presidente la percezione e dell'attenzione di amministratori, cittadinanza e degli operatori economici, soprattutto di Orte, della Tuscia e del Centro Italia, nei confronti delle potenzialità di sviluppo del territorio, quello che può portare l'interporto appunto nei confronti dello sviluppo economico del territorio. Guardi, nell'ultimo periodo abbiamo avuto dei importantissimi, abbiamo conseguito degli obiettivi importantissimi. Oltre al termine ferroviario che si è concluso, abbiamo avuto la notizia che all'interno della prossima programmazione da parte della Commissione Europea, quella del 2021-2027, che prevede il programma la riformulazione del TEN-T Orte sarà inserito all'interno del non più come comprehensive network ma come core network, e quindi può avere questo sicuramente degli effetti ecco. Importantissimi. Ora, questa è una notizia di pochi giorni fa. Interporto ha avuto un ulteriore finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporto di circa 3 milioni e mezzo per la realizzazione di ulteriori piazzali ferroviari e per ulteriori 3 fasci binari. Quindi anche questo bene. Credo che sia una cosa molto importante. E anche questa notizia di pochi giorni fa siamo stati, con delibera della Regione Lazio, siamo stati inseriti all'interno della zona logistica semplificata del sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. Anche questo è sicuramente un motivo di orgoglio, è un obiettivo raggiunto molto, molto importante. Guardi,
C'è anche da dire questo, che Interporto ha formulato pochi giorni fa al Dipartimento per le politiche europee del Comitato Interministeriale con gli Affari Europei un progetto del Recovery Fund, e anche qui è una forma, diciamo, dove noi sarà sicuramente un'occasione per ampliare le nostre infrastrutture. Infrastrutture. Bene, ecco, queste notizie veramente danno la cifra e danno l'indicazione dell'importanza strategica che sta acquisendo ormai l'infrastruttura intermodale di Orte. Ecco, l'ultima domanda che facciamo si riferisce a un evento del 2021, un evento aziendale che sarà quello della scadenza del mandato di presidente e amministratore delegato della società che gestisce l'Interporto. Ecco, un bilancio riguardo a questo importante traguardo e se e come vorrà proseguire, diciamo, l'impegno all'interno dell'Interporto, all'interno dell'amministrazione dell'Interporto, eventualmente per un ulteriore mandato e soprattutto gli obiettivi di sviluppo che già sono stati anticipati e che intendete programmare per i prossimi anni, per i prossimi impegni, appunto, che vi aspettano. Sì, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 scadrà anche il consiglio di amministrazione dell'Interporto, e quindi ci sarà anche l'assemblea che nominerà il nuovo organo amministrativo. Sicuramente è un bilancio positivo, quindi ci presenteremo in assemblea con un bilancio positivo. Non solo un bilancio, diciamo, dove ci vede in forte crescita rispetto agli anni precedenti, ma anche con una progettualità, come le dicevo prima, la rete infrastrutturale europea Core Network, la zona ZLS, il progetto del Recovery Fund, la nuova convenzione col Ministero. Ci vede anche in una fase di rinnovamento, perché fino ad oggi diciamo che l'obiettivo di questa società era quella di portare a compimento gli impegni che aveva assunto in tempo, molto tempo fa. Questa fase si è conclusa e È quindi stata è realizzata, stata diciamo. realizzata, e quindi l'Assemblea darà un nuovo mandato di fatto, quindi si aprirà una nuova era su questo. Ora, è la prima, ho fatto già quattro consigliature, la prossima per me sarà la quinta consigliatura. Guardi, è per la prima volta che non, di solito le assemblee vengono preparate almeno qualche mese prima. Questa volta non abbiamo preparato nulla, non c'è nulla di preparato. E quindi di sicuro mi presenterò questa volta invece con un programma, proprio perché è cambiato un'era e quindi è giusto presentarsi con un nuovo programma, e poi gli azionisti decideranno Decideranno una nuova cosa, fase, una nuova fase. Quindi. però sicuramente, data la grande esperienza, ma anche la giovane età, diciamo, del presidente amministratore delegato, sicuramente ci sarà un confronto e sarà sicuramente utilizzato il suo impegno, la sua responsabilità che per tanti anni ha messo appunto nell'amministrazione dell'Interporto. Ecco, noi ringraziamo di questa intervista che ci ha dato veramente uno spaccato importante, una descrizione importante di questa infrastruttura che ricordo ha impegnato generazioni dalla fine degli anni 70 del secolo scorso, appunto ha impegnato molte persone nella realizzazione. Con il dottor Lorenzo Cardo, che ringrazio, presidente e amministratore delegato della Interporto Centro Italia Orte, società per azioni. Grazie e buon Grazie. lavoro per il nuovo anno.